Grazie Presidente. Il gruppo di Fratelli d'Italia onestamente pensava che i ritardi che pure hanno accompagnato la calendarizzazione di questo provvedimento avessero contribuito a forgiare un testo diverso, magari non rivoluzionario, ma più impegnativo, e cioè con un indirizzo politico più forte. Invece siamo al cospetto di una richiesta anche un po' pitulante, se vogliamo, di attuare delle norme che peraltro sono già previste, e nel mio breve intervento tornerò a spiegare cosa intendiamo dire con questo concetto. Noi abbiamo sottoscritto questa mozione e la voteremo, ma non con l'entusiasmo che avremmo voluto, e perché in questi 4 anni di lavoro anche in Commissione Territorio e Ambiente abbiamo sempre ritenuto che la transizione ecologica fosse molto più facile da enunciare che non da realizzare. Ci sono stati dei toni un po' trionfalistici da parte delle maggioranze che si sono succedute. Noi abbiamo sempre cercato di far capire che la transizione era un processo lungo e, ahimè, molto spesso anche doloroso, perché è un costo. Prima ancora che economico, la transizione ecologica è un costo sociale. Ed è un costo sociale che noi dobbiamo considerare molto attentamente, perché non si cambia direzione industriale dall'oggi al domani senza lasciare strascichi sul territorio e nel mondo del lavoro. E la transizione ecologica senza misure di accompagnamento, quali la già citata riconversione industriale, gli ammortizzatori sociali, i fondi di garanzia, la formazione professionale appunto per la riconversione industriale, bene, tutto questo senza la transizione ecologica, senza tutto questo, rischia di restare una scatola vuota. A maggior ragione se consideriamo che siamo in piena crisi energetica. Quella che stiamo vivendo è molto pesante per il costo del gas, per il costo dei carburanti e dell'energia in generale. Eppure le cause sono note, forse si potevano anche prevedere e prevenire, sono quasi sempre cause di origine extraeuropea, ma le drammatiche conseguenze sono quelle che poi si riversano sul vecchio continente, che è storicamente, endemicamente incapace di elaborare una politica energetica sovrana, e questo vale per l'Europa, vale ovviamente anche per l'Italia. Noi riteniamo che si debba evitare di inseguire il cosiddetto populismo energetico, di inseguire la demagogia spicciola che anima il populismo energetico. Noi vogliamo proteggere la serenità della sogliola dell'Adriatico, ma poi ci lamentiamo se le bollette del gas e dell'energia sono bollette molto impegnative sotto profilo finanziario. Il ricordo di Chernobyl è preistorico, ma ci condanna ad essere l'unico stato dei G8 privo di centrali nucleari, e noi acquistiamo energia nucleare dalla vicina Francia. Non possiamo promettere, soprattutto in materia di transizione ecologica, ciò che non si può mantenere. Riteniamo che sia anche molto pericoloso proseguire sulla strada dell'asservimento alla Russia, o peggio ancora alla Cina, in materia di approvvigionamento energetico, di materie prime e di approvvigionamento tecnologico, perché l'aumento delle bollette, che pure è stato ricordato più volte anche in questo dibattito, per le famiglie, per le imprese, hanno risvolti tragici non solo sull'economia domestica, ma anche sull'inflazione. E che cosa ci insegna? Ci insegna che l'indipendenza energetica e quella industriale, ovviamente, è certamente propedeutica alla indipendenza politica. Le tariffe, le politiche, la quantità di energia, tutto questo è deciso altrove e non certo in Europa e non certo in Italia, perché da decenni abbiamo rinunciato a un ruolo strategico di primo piano anche in politica estera.
Dobbiamo evitare l'approccio ideologico, qualcuno lo ha ricordato, sono stati formulati anche dei buoni propositi durante la discussione generale. Però le nostre troppe rinunce, le nostre troppe abiure in materia di politica energetica ci hanno ridotti col cappello in mano al cospetto di potenze economiche ed energetiche che ci considerano l'Italia e anche l'Europa come un mercato semplicemente da aggredire e da sfruttare. Siamo partiti tardi con le rinnovabili, che riteniamo essere ovviamente indispensabili. Abbiamo criminalizzato il gas nel momento sbagliato, abbiamo chiuso con il nucleare, specie quello di ultima generazione, in maniera frettolosa. La Francia recentemente ha molto investito nell'eolico e nel solare, ma ha anche investito nel nucleare con 14 nuovi reattori. Così fa anche la Svizzera. Dicono poi che le 3-4 centrali nucleari svizzere funzioneranno fino all'esaurimento. Sì, intanto funzioneranno fino al 2050 e certamente le Alpi non potranno erigere una barriera che ci possa dividere, quindi proteggere rispetto all'inquinamento che sicuramente l'energia nucleare può produrre. Questo vale anche per il confine francese. E allora chiediamo pure con forza, come è stato fatto con questa mozione, a distanza di un anno dalla sua approvazione, l'applicazione di quanto previsto dalla legge di bilancio del 2021, cioè favorire gli investimenti delle imprese operanti nella raffinazione, perché fino adesso a un anno di distanza è rimasta lettera morta. Chiediamo pure la decarbonizzazione di tutti i settori industriali, ma come detto poco fa, non possiamo promettere ciò che non siamo in grado di mantenere. Per mantenere quelle promesse dobbiamo intraprendere un coraggioso cammino fatto di visione organica, fatto di coraggio, fatto di investimenti industriali, di ricerca, di una proficua politica energetica internazionale che ci porti veramente ad avere la sovranità energetica oltre che industriale. E i governi che si sono succeduti in questa legislatura purtroppo sono incorsi tutti negli stessi medesimi errori. Tra questi il più drammatico è stato quello di incentivare la deindustrializzazione del paese, accettando tecnologie straniere, creando problemi ulteriori alle nostre imprese, conducendo il paese ad una mendicante dipendenza da altri stati e agevolando la fuga, anche questo è un grave problema, dei giovani cervelli formatisi nelle nostre eccellenti università. In altri termini, creiamo PIL straniero ma non creiamo PIL nazionale. Ma si sa, e vado alla conclusione, che noi siamo sovranisti, Presidente, inariciuti, ma chissà perché ci vediamo un po' prima e un po' meglio degli altri, soprattutto in materia di politica energetica e di politica industriale. Bene, fuori di qui c'è un paese reale che lotta contro lo strozzinaggio delle compagnie petrolifere per il costo dei carburanti, sui quali però lo Stato continua a chiedere il 65% di tasse, di accise, e in più guadagna anche sull'IVA rispetto all'aumento di consumo dei carburanti. Grazie. No, grazie dell'acqua, scusi, perché non ce la facevo proprio più. Grazie. Comunque ho terminato, Presidente. E dicevo, fuori di qui ci sono famiglie, imprenditori, onlus che non sanno come fare fronte al caro delle bollette. Noi voteremo questa mozione, ma ora pensiamo alle urgenze del Paese. Grazie. Chiesto intervenire la deputata Stefania